I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Pescara, a distanza di qualche settimana, sono tornati a criticare il progetto riguardante la costruzione di un impianto biogas nel pescarese. Lo hanno fatto all'indomani dell'Assemblea dei Soci di Ambiente SPA, la municipalizzata comunale che si occupa della raccolta dei rifiuti. I pentastellati, dopo aver reso noto che il progetto originario è stato congelato dall'Assemblea dei Soci di Ambiente, hanno criticato la Giunta Masci e l'assessore all'ambiente Isabella Del Trecco per il prestito richiesto alla BEI, la Banca Europea Investimenti, per un importo di 15 milioni di euro. Sì, oggi infatti siamo qui a prenderci una volta tanto qualche merito rispetto appunto a un grave pericolo scampato per le tasche di tutti i cittadini di Pescara e non solo. Quindi per il momento questo progetto non si fa a queste condizioni e finalmente anche i sindaci sono andati in quella sede per far capire che era un progetto che con 30 milioni di euro ci avrebbe legato mani e piedi ad un accordo che faceva soltanto gli interessi del privato. Ci si preoccupava soltanto di far recuperare soldi al privato e lasciare ogni futuro incentivo statale per la produzione di biometano direttamente al privato. I pentastellati confermano comunque il loro sì alla centrale del biogas. Il tema fornire anche la provincia di Pescara con un impianto di questo tipo non è stato mai messo in discussione neanche dal Movimento 5 Stelle. Ora è chiaro che dopo un risultato di questo tipo, una sconfitta così pesante per ambiente e per questo progetto, sia la governance di ambiente, sia l'assessore di Pescara Isabella Del Trecco, che ha la delega ai rapporti con ambiente SPA, dovrebbero spiegare per quale motivo un progetto di questo tipo non è stato fatto gratis, accedendo alle linee di finanziamento del PNRR.